La seguente trasposizione cinematografica è basata su articoli e interviste pubblicati. Mi chiamo John Krakauer. Ho partecipato a una spedizione sul Monte Everest per scrivere la cronaca della scalata. Il 10 maggio ho raggiunto la vetta, ma la conquista ha richiesto un prezzo terribile. Nella primavera del 96, due dei più forti alpinisti del mondo, Scott Fischer e Rob Hall, guidarono una spedizione sul tetto del mondo. Entrambi avevano già scalato l'Everest, ma stavolta ognuno guidava un suo gruppo di non professionisti, pronti a pagare fino a $65.000 a testa per essere portati sulla cima. C'erano una donna d'affari giapponese, Yasuko Namba, un postino di Seattle, Doug Hansen, due istruttori di sci di Aspen, Tim Madsen e Charlotte Fox, un dentista del Colorado, Dale Cruz, una ricca signora newyorkese, Sandy Hill Pittman, e un patologo texano, Beck Weathers. Dalle pendici della montagna si alzò una tormenta improvvisa. Quando raggiunse la cima, cinque degli alpinisti, che ormai chiamavo amici, erano morti. Scott Fischer e Rob Hall erano rivali in questa impresa. Ognuno cercava di accaparrarsi la fetta più consistente del redditizio mercato dell'Everest. Io partecipavo come giornalista. Dovevo scrivere un articolo sull'aumento indiscriminato delle scalate a pagamento, condotte da guide professioniste. Solo più tardi ho scoperto che in realtà ero partito per la stessa ragione di tutti gli altri: arrivare sul punto più alto della Terra. L'Everest risveglia un forte desiderio, difficile da spiegare a chi non lo prova. Credevo di essere lì solo per scrivere un articolo, ma l'Everest cominciava già a esercitare il suo fascino su di me e questo mi impauriva. Io sono Rob Hall. Voglio che sappiate chi sono le vostre guide. Andy Harris. Salve. Mike Groom. Ciao. Ciao, Mike. E questo è il mio sherpa ad alta quota, Ang Dorji. Tassidele. Bene. Io invece voglio presentarvi le guide del mio gruppo. Alla mia destra, Neil Beidelman. Salve a tutti. Se avrete bisogno di qualcosa, vi prego, non siate timidi. Chiedetelo a lui. E lui è il grande, unico Anatoly Bukraev. E questo è il mio sherpa ad alta quota, Lobsang. Salve. Da domani, 10 giorni di cammino fino al campo base, che si trova a 5.370 metri. Il campo 1 a 5.900 metri. Siamo all'inizio, ma l'ossigeno è già un terzo di meno di quello presente al livello del mare. Quindi dobbiamo dare il tempo al fisico di abituarsi. Poi, più su si arriva al campo 2. Ora, il campo 2 è a 6.500 metri. È qui che dovete cominciare a preoccuparvi dell'edema cerebrale e polmonare. È quando il cervello si ingrossa e si gonfia come un pallone e i polmoni ti si riempiono di tanto liquido che ci puoi annegare. Campo 3,
a 7300 metri. Qui inspirerete 3 volte più in fretta del normale, senza riuscire a incamerare abbastanza ossigeno. L'apparato digerente ne risentirà. E lascerà il vostro corpo così affamato che comincerà a consumare se stesso. E poi c'è il campo 4, a 7800 metri. Benvenuti nella zona della morte, dove il peggio può succedere molto in fretta. Ti senti fiacco, gelato e diventi imprudente. Ci fermeremo qualche ora al campo 4. Nessuno di questa squadra da qui in poi viaggerà senza ossigeno, è chiaro? Niente da dire. L'attacco alla vetta comincia nel mezzo della notte. Superiamo il colle sud, la balconata, la cima sud e l'Hillary Step, dove c'è il passaggio più tecnico di tutta la salita. Infine, il tetto del mondo. Regola numero 1. Se non siete sulla vetta entro le 2 del pomeriggio, tornate indietro. Ho visto troppi scalatori restare uccisi per aver raggiunto la vetta troppo tardi. Arrivano stanchi e restano vittime del freddo durante la discesa. La regola è facile, facile. Ovunque voi siate alle 2 in punto, tornate indietro. Beh, se però siamo a 30 metri dalla vetta, una corsetta e via. Se c'è uno che dovrebbe saperlo, sei tu. Anche a 15 metri dalla vetta si deve scendere. Lo sai, Doug. Ne prendo un altro. Grazie. Doug. John Krakauer, sì. Vero? Cos'era quella storia? Ero nel gruppo di Rob l'anno scorso. Mi ha fatto tornare indietro a 30 metri dalla vetta. Oh. Allora, ce la farai quest'anno. Per forza. È incredibile, vero? Andiamo. Una bella delusione, eh? Più di 200 alpinisti ottengono i permessi. E ci sono solo 2 settimane per andare su. Quindi siamo obbligati a salire tutti insieme. Ero eccitato di trovarmi ai piedi della grande montagna. E il mio entusiasmo mi rendeva cieco ai segni più ovvi, segni che avrebbero dovuto avvisarmi della tragedia che stava per compiersi. C'erano squadre di diversi paesi sull'Everest, alcune più inesperte di altre. I taiwanesi, per esempio. Ti aiuto. Guarda, è al contrario. Vedi? Questo è al contrario, capito? Sì. Ma non ti ci vedo su questa montagna. Quest'anno c'è tanta gente su questa montagna e per lo più incompetente. Così Scott e io abbiamo deciso di coordinare i nostri sforzi. È per la sicurezza, è la cosa più sensata da fare. Lobsang, tu e Ang Dorji guiderete gli Sherpa. Sì. Data stimata dell'arrivo in vetta, 10 maggio. Voglio sottolineare una cosa. 1 su 4 alpinisti che arrivano in vetta resta ucciso nella discesa. Questo perché ha usato tutta la sua energia e scende senza fare la dovuta attenzione. A rischio di suonare impopolare, ve l'ho già detto, ma ve lo ridico. La mia squadra rientra a un orario preciso. Non mi interessa dove vi trovate, ma alle 2 in punto dovete assolutamente tornare indietro. Anche se siete a 30 metri dalla vetta, venite giù. Non potete farvi cogliere dalla notte sulla parete. Non si sopravvive al gelo di una notte sull'Everest. È chiaro? Scott. Sì? Vorrei sapere che cosa ne pensi. Io non credo in regole così rigide. Secondo me è importante che ognuno segua il suo ritmo sulla montagna. Mi spiego? Sì, certo. Questa puoi metterla lì. Grazie. Tu lo capisci quanto sia importante, vero? La tua gallina dalle uova d'oro. Non ti ho mai deluso, Scott. Mai. Qui è la vostra inviata speciale, Sandy Hill Pittman, dal campo base dell'Everest. Dopo aver scalato 6 delle 7 montagne più alte del mondo, sto per intraprendere la mia terza scalata dell'Everest. Stavolta spero di arrivare in vetta riferendovi quello che succede passo dopo passo qui su internet.
Neil, mi senti? Passo. Scott, ti sento molto disturbato. Allora, Neil, ti sto chiamando. Riesci a sentirmi? Bella porcheria. Bene, due parole sull'ossigeno. Dal campo 4 questo vi terrà in vita. Qui avete il regolatore. Girato in senso orario, aumenta il flusso. In senso antiorario, lo riduce. Questa bolla nel tubo vi dice che c'è ancora ossigeno nel contenitore. Ma non quanto. Allora, regolatore, flusso. Senza ossigeno il vostro cervello avrà la capacità mentale di un bambino di 6 anni. Usatelo con giudizio. Perché quando questa bolla arriva giù, avete chiuso. Finito l'ossigeno. Ve l'ho detto, Scott. Non posso salire con l'ossigeno. Sono salito 2 volte sull'Everest senza ossigeno. Dai, Anatoly. L'ossigeno mi fa male, lo sai. Vuoi che faccia bene? Devo fare a modo mio. Anatoly, io non mi preoccupo per te, mi preoccupo per i clienti. I clienti, se vogliono salire, devono avere le capacità per farlo. Non sono una babysitter. Non ti sto chiedendo di fare la babysitter, ti chiedo solo di essere professionale. Per me essere professionale significa salire a modo mio. Bene, allora fallo. Saremmo rimasti nel campo base 3 settimane per acclimatarci. Da lì erano 5 giorni fino alla cima. L'altitudine stava già mietendo le prime vittime. Scalare l'Everest è una guerra di logoramento. Tutto bene, Dave? E quando cominci a stare male, non migliori più. Ehi, Dave, ti senti bene? Mi scusi, per caso non ha niente da dargli per quella brutta tosse? Io faccio il patologo, i miei pazienti sono tutti cadaveri. Prepariamo il campo! Una mano! Lo so quello che pensi. Che è ridicolo che i suoi amici siano arrivati dall'Europa solo per pranzare con la signora. Originale, no? Che follia. Ma andiamo. Per me l'importante è che lei faccia il suo lavoro. E quale sarebbe? Farmi pubblicità. Devo solo riuscire a portarla sulla vetta. Che stai scrivendo? Un articolo. Sei furbo. Parlerà di te su internet. Come tu parlerai di Rob sulla tua rivista Outside. Dai, vogliamo tutti una fetta del mercato dell'Everest. Vogliamo diventare famosi, giusto? Sandy fa pubblicità a me. E a Rob la fai tu. Eliza? No. E cosa ne pensi di Jane? È un bel nome, Jane. È semplice. Pensaci un po'. Mancano 9 settimane al parto. Somiglia troppo al mio. Ecco perché mi piace. Vorrei essere lì con te. Sì, anch'io. Sii prudente, Rob. Come sempre, tesoro. Ti amo. Anch'io. Ehi, Scott, ma quanta roba si porta? Allora, parabola satellitare, computer, attrezzi vari e chissà che altro. Ma no, non vedi, una follia, il peso lo ucciderà. Per gli Sherpa scalare l'Everest significava salire fino alla casa di Dio. Fisher e Hall vedevano le cose in modo del tutto diverso. Per loro avrebbe significato successo economico, avrebbe portato un numero sempre maggiore di clienti negli anni a venire. Anche se alla fine è sempre l'Everest che decide chi deve salire e chi no. Tuo fidanzato? Marito! Marito! Yasuko? Scalare! Lui cucina! Pulisce vestiti! Tuo marito si occupa della casa e tu fai scalate? Sì! Sì! Lui mia moglie! Sei fortunata!
Mia moglie non la pensa così. Cosa? Le scalate mi sono costate il matrimonio. Sai, la montagna mi sta rovinando la vita. L'eccitazione e la paura avevano già ridotto la nostra capacità di cogliere gli avvertimenti che la montagna ci dava. Eravamo sul ghiacciaio Kumbu, dove i crepacci ti si spalancano davanti all'improvviso e inghiottono le loro vittime. C'erano più alpinisti che avevano perso la vita lì che in qualsiasi altro punto dell'Everest. Bene le impregature. Sì. Devo fissare la corda, vi dico io quando sono pronto. Ma dove diavolo eri? Dormivo. Dormivi? Succede, Scott. Non deve succedere quando lavori per me, non quando tu sei la guida. Scott. Sta zitto! Sei un irresponsabile, un gran rompicoglioni. Io ti pago per lavorare. Capisci quello che dico? O questa parola non esiste in Russia? Te l'ho già detto, non vengo dalla Russia. Io vengo dal Kazakistan. Tu non vieni da niente, Anatoly. Non lavorerai mai più per me. Non dici sul serio. È l'altitudine. Sto alla mia tenda. Non posso crederci. A cosa? Sandy Pittman ha una visita. Andiamo a ricontrollare l'attrezzatura. Hank Dorji, qualcosa non va? John, Sandy è sposata con quell'uomo. Oh, io non credo. Da quello che so, è appena divorziata da un magnate televisivo. John, non è bene. Cosa? Per un uomo e una donna stare insieme su questa montagna, se non sono sposati, è una mancanza di rispetto. Non so che dire, gli americani la vedono in modo diverso. Qui non siamo in America, John. Scott. Hank Dorji, non posso dirle quello che può o non può fare. E poi c'è tanta altra gente che fa lo stesso. Sì, sì, il campo base è una cosa. Ma qui Chomolungma ci osserva. È proibito. Scott, tu non mi stai ascoltando. No, no, ti ascolto. Ma non posso gestire la mia squadra sulla base di una superstizione. Chomolungma. La dea madre della terra si arrabbierà molto, Scott. Ma che dici? Gli Sherpa mi avevano turbato con quelle storie sulla vendetta dell'Everest. Mi chiedevo se anche per gli altri fosse così. Per Beck, per esempio, che era così spavaldo. Ehi, hey, tutto bene, John? Io
continua a dirmi che ne vale la pena. Ne vale la pena perché è l'Everest. A chi arriva prima su. Che succede? Ma che diavolo ci fanno qui? Questa via comincia a essere un po' troppo affollata. Avrebbero dovuto cominciare a salire domani. Ehi, Krakauer! Ciao, Rob! Cazzo, è troppo liscio per quei dopo sci! Scarponi! Va a metterti gli scarponi! Gli scarponi! Partecipato a una scalata in cui fosse morto qualcuno. Dovevo imparare che sull'Everest gli alpinisti pagano l'arroganza con la loro stessa vita. Puoi solo sperare che quando la tragedia colpisce, non tocchi a te. Ok, andiamo. Gli Sherpa saliranno per primi. Lobsang e Angdorji fisseranno le corde. Sono fondamentali per arrivare in cima. Senza le corde ci troveremmo in difficoltà e perderemo tempo. E il tempo è la chiave del successo. Siamo tutti d'accordo? Sì, d'accordo. Va bene. Lobsang? Certo, certo. Angdorji? Ho capito. D'accordo. Voi che siete nel mio gruppo, non dimenticate che avete in dotazione siringhe pronte col Decadron, che riduce il gonfiore del cervello in caso di edema. Ma ricordatevi, non usatelo se non è necessario. D'accordo? Non uccidetevi, se no non sarete invitati alla prossima scalata. Dai, forza, muoviamoci. Diamoci una mossa. Chi è rimasto? Prendi lo zaino. Se uno si blocca lassù, il salvataggio è quasi impossibile, lo sai. Lì è come se fossimo sulla Luna. A me piace che loro abbiano la libertà di decidere. Devono essere responsabilizzati, no? È così che muore la gente, Scott. Non nel mio gruppo. Noi siamo invincibili. Andiamo, Dale. È ora di riportarti giù. È l'edema che ti fa stare male. Riposare un po'. Non posso farlo. Non dovresti andare da solo. Ho bisogno che tu resti qui con i clienti, Neil. Anche tu, Lobsang. Coraggio, reggiti a me, Dale. Forza. L'altro braccio, ecco, l'altro così. Braccio. Va bene, lo tengo. Non sei preoccupato di sfiancarti? Non succederà. Doveva preoccuparsi, invece. A 7300 metri Scott consumava riserve di forza di cui avrebbe avuto un disperato bisogno più avanti. Ora che Rob e Scott avevano riunito le due squadre, anche i nostri destini erano legati. Tutto bene, amico? Io...
Che c'è? Scusa. Di che? Ho fallito. Coraggio. Cerca di camminare. Stai bene, Scott? Ma è stato meglio. Sei stato via 8 ore. Sembri esausto. Dovresti imparare a... Senti, Dale Cruz è il mio migliore amico. Tu avresti fatto la stessa cosa. Tutto bene? Certo. Come sta Dale? È vivo. Qualche problema? No. Che ne dici, Andy? Stiamo andando bene? Secondo me sì. Sai, possiamo vincerlo, questo gran bastardo. Sembri preoccupato. Tu la gestisci come credi, la tua squadra. Sicuro, però? Però? Lob Sang non può portare 40 kg di attrezzatura di Sandy Pittman. Certo che ce la fa. Lo sai meglio di me, Scott, che è un errore. Ma che cosa vuoi che faccia, eh? Ho una cliente pagante che ha un lavoro da fare. L'attrezzatura le serve. È pericoloso. So quello che faccio. Davvero? Sì. Che succede se Lob Sang scivola? Che succede se non riesce a fissare le corde? Non succederà. Senti, dammi retta, molla quella dannata attrezzatura. Non posso. Non puoi o non vuoi? Lascialo, Lob Sang. Che ore fai? Ci sei, Krakauer? L'Everest non si fa prendere con la forza. Devi assecondarla, la montagna, e arrivare in vetta quando non guarda. Ormai l'altitudine si faceva sentire come una morsa che ti stringeva sempre più forte i polmoni e il cervello. C'erano parecchie ragioni per non essere lassù. Ma tentare di scalare l'Everest è un atto irrazionale. Un trionfo del desiderio sul buon senso. Ehi, Yasuko, perché non ti fermi a riposare? Scusa. Fermati, su, riposati adesso. Ormai ho 47 anni. Sarò donna più vecchia che ha scalato Everest. Devo farlo. Io devo. Quando sali e l'aria si fa rarefatta, scopri che l'essere umano non è fatto per stare lì. I resti di quelli venuti prima di noi erano sparsi dappertutto. Il postino di Seattle. Coppia di Aspen.
La donna d'affari giapponese. La ricca newyorkese. È un giornalista freelance. Siamo tutti uguali nella zona della morte. Confusi come bambini. Anneghiamo nei nostri stessi liquidi. Doug. Che dice Rob? Quando partiamo? Il tempo è stabile. Si parte a mezzanotte. Saliamo senza soste. E arriviamo in vetta entro l'ora stabilita, alle 2 del pomeriggio. Io lo odio. L'Everest? No. Quello che mi sta facendo fare. Sei tu che lo fai, Doug. Non la montagna. No. La montagna decide per me. Allora, tutto bene? Sì, possiamo andare. Yasuko, la tua torcia. Arigato. Ci sei, Scott? Sì. Bene. È ora di andare. Ci consideravamo una squadra, ma oltre gli 8.000 metri non esiste più niente del genere. Da quel punto in poi, ogni alpinista è solo. Già da un bel pezzo avevo messo via la penna e il blocco degli appunti. Ora i miei pensieri erano concentrati sulla vetta. L'ultima cosa che volevo era restare bloccato nella zona della morte, a 8.500 metri. La quota di crociera di un 747. John! John, aspetta! Aspetta! Riposo! Dobbiamo riposare! È Sandy Pittman. La sta portando su Lopsang. Rob! Aspetta! Che succede? Sono i miei occhi. Non vedo quasi niente. Cosa? Anni fa ho avuto un'operazione agli occhi. Penso che questo sia un effetto collaterale dell'altezza. È un po' tardi per dirmelo adesso. Non me l'aspettavo. Ma sei un medico. Avresti dovuto saperlo. Rob, non me l'aspettavo. Non ti sto mentendo. Senti, io credo che tra mezz'ora sarà passato. Tu resti qui. Rob, ti prego, ce la faccio. Niente discussioni. Tu non ti muovi. Resti qui ad aspettarmi. Tornerò a prenderti. Mi dispiace. No, non fa niente. Su, vieni. Però voglio la tua parola che resterai qui. Promettimelo, Beck. Parola di lupetto, lo giuro. Torneremo, Beck. Beck, a
Kauer! Sì! Sì! Cosa ci fa Angdorji alla base del passaggio? L'ultimo ostacolo prima della vetta. Il famigerato Hillary Step, il più ripido e insidioso passaggio della montagna. Un gruppo così numeroso non poteva sperare di scalarlo senza corde fisse. Corde che Angdorji e Lobsang avrebbero dovuto fissare prima del nostro arrivo. Angdorji, le corde. Dove sono le corde? Non posso fissare le corde da solo, John. Aspettavo che arrivasse Lobsang, però lui è troppo carico. Non ha sufficiente ossigeno e traina la donna già da metà della montagna. Che succede? Perché non ci sono le corde? Angdorji non ce l'ha fatta da solo. Facciamolo noi, altrimenti bruceremo ore di luce. Due ore. Accidenti. Due ore. Allora adesso andiamo. Andiamo a fissarle noi, John. Non c'è problema. Andy. Dobbiamo fissare le corde. Fissate! Non avremo abbastanza ossigeno per scendere. Va male. Molto male. Andiamo, Krakauer! Da qui si arriva alla vetta! Bene. Andiamo, allora. Dovete muovervi! Ci sono alpinisti che si stanno avvicinando! Mi avvicinavo alla vetta, ma nella mia mente affamata di ossigeno c'era un solo pensiero: mettere un piede davanti all'altro. A questa altitudine è lo stesso per tutti. Da Anatoly Bukhreev, uno dei più forti alpinisti del mondo, a Andy Harris, guida sull'Everest per la prima volta. Il nostro cervello funzionava come quello di un rettile. Il nostro fisico era devastato come quello di un malato terminale. Thank you.
Krakauer! Fammi una foto. Sì. Questa è per la gente del mio paese. Dove sono gli altri? Stanno arrivando. Sta tranquillo. Ehi, Andy. Tutto bene? Andy, tutto bene? Soltanto a metà, amico. Che vuoi dire? Che devo ancora tornare giù. Oddio, troppi alpinisti, non ce la farò mai a scendere. Krakauer, che succede? Ci sono troppi scalatori. La corda è l'unica via per scendere. Abbiamo solo 20 minuti. Non ce la faranno mai ad arrivare in cima. Andy, sto usando il mio ossigeno. Troppo in fretta. Riduci il flusso. Va bene. L'hai ridotta, vero? Sì, fatto. Ok, molto bene. Ti trovo bene, Sandy. Vai così. Si torna indietro, amico. No. Non ancora. No, Rob. Ti prego, non farmi questo. Stammi a sentire. Lasciami. Devo finire questa cosa una volta per tutte. Ehi, sono responsabile della tua vita. Sei tu quello che mi ha convinto a tornare qua su quest'anno, giusto? Mi avevi promesso che sarei arrivato in vetta. Non te l'ho mai promesso. Perché non tornano indietro? Andy, via libera. Possiamo scendere. Andiamo! Yeah.
Non riesco a respirare. È vuota! Tieni duro, John. Boccheggiante, cominciai la discesa paralizzato dal terrore. Assalito dalla frenesia di raggiungere la cima sud, dove c'era l'ossigeno. Arrivato lì, capii che Andy Harris non stava affatto bene. Andy... L'ossigeno... Sono tutte... tutte vuote. È impossibile. Dammi retta, John. Sono tutte vuote. Andy... Andy, questa è piena. No, John, sono tutte vuote. No, senti il peso. Senti il peso. Te l'ho detto, sono vuote. Non ci stai più con la testa. Prima mi hai regolato l'ossigeno al contrario. Ti dico che sono piene. Ehi, hey, Doug! Ehi, hey, sembra che il tempo stia peggiorando. Tormenta in arrivo. Togliti, Krakauer. Ti vado. Levati di mezzo. Devo arrivare. Sono vita. Rob, grazie di avermi portato in vetta. Non capivo perché Rob e Doug stessero ancora salendo. Erano già passati 45 minuti dall'ora stabilita per il rientro. Giunta la vetta, il gruppo chiese via radio al campo base di annunciare ad amici e parenti nel mondo l'entusiasmante successo della spedizione. Stanno ancora salendo. Sembri esausto. Non credi che dovresti tornare indietro? No, sto solo battendo un po' la fiacca, non so perché. Quando Rob e Doug arrivarono in vetta, esplose l'euforia. Ma erano le 4 del pomeriggio, 2 ore dopo l'implacabile ora stabilita per il rientro. Grazie, grazie. Ehi, ora torniamo giù. C'è una tormenta. C'è una tormenta in arrivo. Ce l'ho fatta. Ce l'abbiamo fatta. Rob, è vero? È fatta. Sì. Thank you.
sono Krakauer. Che ci fai qui, Beck? I miei occhi. Non vedo niente. Andiamo giù al campo. Non c'è nessun altro insieme a te. Mike Groom è dietro di me. Rob vorrà che aspetti almeno Mike. Ah, lui può portarmi giù. Sei sicuro? Ho promesso a Rob che l'avrei aspettato. Ce l'avete fatta? Certo! Grandioso! Sandy! Ti ho fatto arrivare sulla vetta, contenta? Scott! Adesso devi venire giù! Ce la posso fare! Ce la farò! Lobsang, andiamo! Esausto. Scott, mettiti l'ossigeno. No, ce la faccio. Ce la faccio. Scott. Mancano le forze. Sono esausto. Riuscii a tornare alla mia tenda. Realizzai fino a che punto ero distrutto. Non mi ero mai spinto tanto vicino al limite. Ora ero salvo. Avevamo scalato l'Everest. Nonostante tutto, avevamo vinto. O almeno così credevo. Fuori, nella tormenta che montava, i miei amici lottavano disperatamente per la loro vita. Rob e Doug stavano scendendo fino all'Hillary Step. Gli altri erano sparsi un po' ovunque. La mancanza di ossigeno li aveva trasformati in bambini sperduti e spaventati. L'anarchia e il caos avevano preso il sopravvento. Doug! Stai bene, amico? Stai calmo. Dai, respira! Respira! Così! Qui è Rob! Sono all'inizio del passaggio! Ho bisogno di ossigeno! Mi sentite? Rob, sono Andy! È finita, Rob! È stato usato tutto! Cosa? Rob, è finito! Ma è impossibile, Andy! Ci deve essere! C'è, ne sono sicuro! No! È finito! Dove sei? Non lo so! Ma ti troverò! Ti troverò! Andy! Sta tranquillo! Mi senti? Rispondi, Andy! Cosa? Che stai dicendo? Ho battuto l'Everest. Dai, Aspo, vieni! Coraggio! Non ce la faccio!
Rob! Rob, sei tu? No! No, siamo Mike e Yasuko! Beck, ascolta, devi alzarti! Su, avanti! Dobbiamo muoverci, vieni! Credo che verrò! Mike! Mike Groom! Ti abbiamo perso! Io prendo Beck! Tu prendi Yasuko, non ce la fa più! Siediti! Neil, come stai procedendo? Con molta fatica! Sì, sì, anche noi! Senti, non ce la faremo mai a tornare al campo! Ci dobbiamo provare! Sì! Restiamo uniti! Sì, certo! Da che parte andiamo? Non ne sono sicuro! Più in alto. Scott Fisher, esausto, veniva posato a terra dallo Psang. Rob Hall era bloccato lassù con Doug, che stava così male da non potersi muovere. Erano riusciti nella loro impresa. Avevamo tutti raggiunto la vetta. Ma l'Everest non regala niente a nessuno. John! Dov'è Rob? Cosa? Non è tornato? No. No. Deve essere tornato. Per forza! La tormenta è ancora forte. Sì. Sono salito 15 volte su Chomo Lungma, John. Non ho mai visto una tormenta arrivare così in fretta. Così cattiva. Dobbiamo cercarlo. Anche se non ne parlavamo, sapevamo che Rob Hall era spacciato. A quell'altitudine, come amava dire lui, era come essere sulla luna. Non possiamo farcela, John! Non possiamo arrivare a Rob! Dobbiamo provarci! Non possiamo arrivare fino a loro! I nostri amici sono lassù e stanno morendo! Non possiamo andare a cercarli! Dobbiamo tornare indietro! Ora! Scott! Scott Fisher! Rob! Rob Hall! Doug, coraggio, alzati! Vuoi restare su questa montagna a morire? Hai dei figli che ti aspettano. Devi andare. Eh? Tu devi andare. Non ce la puoi fare con me. Doug, io non ti lascio morire. Non hai scelta. Devi andare, Rob. O morirai anche tu. No, non morirà. No, nessuno. Neanche uno del mio gruppo morirà. Scendi piano! Scott, ti prego! Io... non so come scendere. Faccio un bel salto. Devo solo... saltare giù da questa montagna. Ecco che faccio. Salterò giù. Salto. Salto. Ti tengo, Scott! Hey.
Oh, Scott! Scott, parla! Sono Lobsang! Mi sentite? Lobsang e Scott, ci serve aiuto! Siamo sulla vetta! Mi sentite? Lobsang! Sono già! Gli Sherpa sono già partiti, ma la tempesta è molto forte! Forse ci vorrà un po'! Coraggio, Doug! Dove, Rob? Dove? Sono sotto! Sotto l'Hillary Step! Dov'è Doug? È morto! Doug è morto! Andy! Era con te? Sì! Era qui! È morto anche lui! Dio, non mi lasciare. Mi serve ossigeno. Ci sono 6 bombole. 60 metri sotto di te. Sistemate in una buca. Cosa? 600 metri? No. No, 60 metri. 60 metri. Non penso di potercela fare, John. Devi tentare, Rob. Le mie gambe sono congelate! Coraggio! Rob, provaci! Prova a strisciare! Riesci ad arrivare all'ossigeno? Ce la farò! Rob! Ce la farò! Devi arrivare all'ossigeno! Devo farcela! Rob! Oh,
Mentre Rob era disperso sotto la vetta, gli altri erano arrivati vicino al campo 4. Ma ormai la temperatura era scesa a 40 gradi sotto zero. E a soli 200 metri dalla salvezza, i più deboli avevano costretto tutto il gruppo a fermarsi. Le stelle! Vedo le stelle! Si sta aprendo! Io so orientarmi con le stelle! Coraggio, alzatevi! Su, Yasuko! Dai, dai! Alzati, Sandy, andiamo! No, è inutile! Tim! Tu va avanti a cercare aiuto! Io resto qui insieme a loro! No! Dovete andare voi due! Così avremo più possibilità di salvarci! Resto io qui! Tu non sei una guida! Fa come ti ho detto! No, io non la lascio, Charlotte! Hai capito? Tim! Cerca di ragionare! Io non mi muovo! Resta sveglia, tesoro, ti amo! Resta sveglia! Dobbiamo andare ora! Non voglio morire! Non lasciatemi qui! Sta calma! Sandy! Sta calma! Non voglio morire! No! Ti ho detto di calmarti! Torneremo a prenderti! Giuro che torneremo! Non voglio morire! Ti prego! Ti prego! No! Non lasciarmi! Yasuko! Devo andare a cercare aiuto! No! Non potete andare via! Non voglio morire qui! Scott! Scott, puoi sentirmi? Io sono... invincibile! Eravamo ridotti a battere sulle pentole per guidare i dispersi. Ormai Andy era morto. Doug era morto. Scott Fisher probabilmente era morto. Quando mettevo a fuoco questa spaventosa realtà, la mia mente si rifiutava di accettarla. Siamo qui! Mike! Mike, alzati! Biderman! Reggiti a me! Portiamoli dentro la tenda! Un gruppo di persone a circa 200... 150 metri da qui. Se non li andiamo a prendere, moriranno. Dobbiamo trovarli. Tentare un salvataggio. L'ho già fatto altre volte. E vi dico che possiamo farcela. Ehi! Dalle questo! Respira, Charlotte! È ossigeno! Respira! Beck, riesci a sentirmi? Credo che siano morti! Respirano ancora. Il ghiaccio li ripara. Dobbiamo lasciarli qui.
Oddio! Dio! So quello che faccio! Mi sono trovato in questa situazione parecchie volte! Tu salvi Charlotte! Io prendo Pitman! Bisogna salvare i più forti! Questa è la legge della montagna! Sì! Sì! Nonostante fossero esausti, Groom e Bidelman lasciarono il campo 4 per fare un ultimo tentativo di salvare Rob Hall. Rob! Rob! Siamo Mike Groom e Neil Bidelman! Abbiamo appena lasciato il campo 4! Sono Rob, Mike! Senti! Stiamo cercando di venire a prenderti! Ma non possiamo raggiungerti finché c'è la tormenta! Non fa niente! Mike! Non importa! Dobbiamo tornare indietro! Non possiamo farcela, Mike! Andiamo! Andiamo! Scott! Ti prego! Respira! Ti prego! Il polso è molto debole, molto lento. Che cosa facciamo? Ehi, tanto panico, cow, cow, cow. Possiamo salvare l'alpinista taiwanese. Che pensi di fare con Scott? Non possono riportarlo giù i due sherpa. Non possiamo portare Scott! Possiamo salvarne soltanto uno! Se cerchiamo di salvare tutti e due, moriremo tutti quanti! Oddio! È quello che Scott ci avrebbe detto di fare! Lo sai che è così! Maledizione! Scott! Su, alzati! Alzati! Lo so che puoi farcela! Dai, Scott, alzati! Alzati, andiamo! Ti prego, alzati! So che ci riesci, ti prego! Non è possibile! Non è possibile! Non è possibile! Dobbiamo pensare a un nome. Sì. Sì, amore mio. Krakauer! Qui, qui parla Rob. Puoi... puoi farmi parlare con mia moglie? Dei, ce l'hai l'ossigeno? L'ossigeno! Mettimi in contatto con Jen. Io... devo parlarle. Prima che sia troppo tardi. Rob, senti. Non devi mollare. Tu sei Rob Hall.
È inutile, amico. Fammi parlare con mia moglie. C'è sua moglie in linea. Sei collegato. Jen! Mi senti, amore? Rob? Riesci a sentirmi? Riesci a sentirmi? Sì, sì, amore mio. Rob, ora devi muoverti. Devi farlo. Ti prego. Ti prego, Rob. Alzati e muoviti, Rob. Ce la fai. Ce la fai, amore mio. Ho qualcosa che non va alle gambe. Non riesco a muoverle. Rob, concentrati. Fa circolare il sangue e massaggiati le gambe. No. Un nome. Noi dobbiamo scegliere un nome, ricordi? Sara. Come? Cosa ne pensi di Sara? Sì. Sì, è bellissimo. Allora è deciso. Sara Hall. Bene. Ti piace? Sono contento. Non vedo l'ora di potermi prendere cura di te quando sarai tornato. Io sono sicura che verranno a salvarti. Non sentirti abbandonato. Io ti amo. Dormi bene, amore mio. Ti prego. Cerca di non stare troppo in ansia, tesoro. Ti amo, Rob. Ti amo. Anch'io ti amo. Rob. Venire sull'Everest era stato il più grande errore della mia vita. Solo ora cominciavo a prendere coscienza dell'enormità di quella tragedia, delle sue terribili conseguenze. Non c'era modo di aggiustare le cose. Non era una partita che potevamo giocare di nuovo. Beidelman, ce l'avete fatta! Anatoly!
Non siamo arrivati fino a Rob. Era troppo in alto. Cosa? Che mi dici degli altri? Ho riportato Madsen, Fox e Pittman. Dov'è Beck? Dov'è Yasuko? Non ho potuto aiutarla. Mi dispiace. Sei morto. Beck! Questo è un miracolo! Beck! Attenti, attenti. Piano. Portiamolo dentro. Sì. Resisti, no. Beck.
5 dei nostri amici sono morti. Difficile da credere. Ancora più difficile da accettare. Perché? Per cosa sono morti? È una domanda che spesso ritorna nell'alpinismo. Forse non abbiamo trattato questa montagna con il rispetto che merita. Crediamo che avendo soldi in abbondanza, un grosso equipaggiamento e tanta determinazione, possiamo conquistare la vetta dell'Everest. Eccoci a piangere i nostri amici. Yasuko Namba. Andy Harris. Doug Hansen. Scott Fisher. E Rob Hall. Hanno visto il volto di Dio. E io spero. Sì, io spero. Che fosse bellissimo. Beck Weathers ha perso la mano destra, alcune dita della sinistra e il naso per congelamento. Ma è potuto tornare al suo lavoro di patologo. Jane Arnold ha dato alla luce una bella bambina che, come aveva deciso con Rob, ha chiamato Sarah Arnold Hall. John Krakauer pratica ancora l'alpinismo, ma ha deciso che non tornerà mai più sul Monte Everest.